Antonio Marzo, fra le categorie ovviamente più esposte da un lato, ma anche con i problemi maggiori, sicuramente ci sono anche gli autotrasportatori. Avete fatto una videoconferenza anche con i sindacati per fare il punto della situazione. E qual è questa situazione, Marzo? Ma dunque, la situazione è la seguente. Praticamente per cercare di arrivare al meglio, alla conclusione, no? Per tagliare un attimo il problema del virus, a nostro avviso la soluzione ideale sarebbe quella di fermare tutti i camion, a parte le derrate alimentari, i medicinali e i carburanti, perché purtroppo noi vediamo sulla distribuzione a livello corrieristico c'è troppa gente che gira, c'è troppa dispersione, e a parte il lato economico c'è da mettersi anche nei panni di questi poveretti che vanno a fare le consegne negozio per negozio, privato per privato, e sono esposti in maniera notevole a dei rischi, anche se girano con le mascherine, con i guanti, tutto quello che comporta disinfettante eccetera, però sono persone a rischio. Una persona che magari è stata contagiata e non lo sa, lo spande a destra e a sinistra, poi non è giusto, perché dico, se io non posso uscire, no? Per motivi personali non dovrei muovermi di casa neanche per motivi di lavoro, perché se io per motivi di lavoro posso uscire, cosa vuol dire? Che non prendo il virus perché sto andando a lavorare? Cioè, è assurdo. Certo, voi praticamente dite il rischio c'è per tutti quanti, quindi insomma bisognerebbe fermare tutto ciò che non è veramente strettamente essenziale, trasporti compresi. La legge marziale che dica voi da casa, fatevi lo scorto da casa, voi non dovete uscire. Cioè, perché diversamente c'è tanta gente che a livello di universitari eccetera che l'ha presa come una vacanza, ragazzi. Cioè, sabato e la domenica abbiamo visto anche per televisione, c'è gente che se ne va a spasso, tranquilli, cioè qua bisogna essere un attimo più rigidi, e bisogna, a mio avviso, proposta che noi abbiamo fatto, no? Di lasciare spazio solo ai trasporti, i medicinali, derrate alimentari e carburanti, basta, il resto tutto a casa, tutto fermo. Perché diversamente qua non ne veniamo fuori.